Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Incominciamo con le domande dal collega Nebuloni di Sky. Grazie. Grazie, buonasera. Volevo partire dalla prestazione di stasera che si unisce a quella dell'esordio contro il Milan, un'altra prestazione top. Immagino che tu sia molto orgoglioso, insomma, di come la squadra ha recepito il tuo calcio fino a questo momento e lo sta mettendo in pratica. Sì, hai detto bene te. Faccio i complimenti ai miei giocatori perché anche stasera hanno messo un qualche cosa di importante alla conferma di un'altra prestazione importante che avevamo fatto a Milano. Forse a Milano, giustamente nel finale, anche l'aspetto fisico, perché siamo a agosto, siamo un po' calati. Oggi, in questa settimana, abbiamo avuto la possibilità di iniziare a mettere un po' più di benzina, avere un po' più di ritmo, e devo dire che abbiamo messo un altro tassello a quello che sono le nostre idee di calcio. Però i complimenti vanno a questi ragazzi. E visto che è difficile rimanere impermeabile a quello che succede intorno, ti volevo chiedere se sei rimasto sorpreso dalla contestazione così dura nei confronti della proprietà. No, non ne voglio più parlare di queste cose. Quando parlo una volta, dopo non mi ripeto più, quindi voglio parlare di calcio. Allora, avete tanti giocatori, insomma, che stanno crescendo, in particolare Zapata è sembrato anche stasera il vero leader, il trascinatore di questa squadra, è lui l'uomo, diciamo, il vostro leader anche nello spogliatoio, per l'esperienza che ha, per presenza fisica e tutto il resto. Penso che l'ha dimostrato anche questa sera, ma io penso che dobbiamo fare un elogio alla squadra e soprattutto anche a quelli che sono entrati, perché una squadra è importante anche chi entra, anche se solo, come è successo con Caramo e Giannichella alla fine, ecco. E quindi devo dire che è un apporto. Stiamo diventando squadra, stiamo capendo. Ho sempre chiesto, da quando sono arrivato, che per me il parco attaccanti è importante, e ho la fortuna oggi di avere 5 attaccanti importanti. Salve, Eleonora Sintorino Granata, complimenti. Grazie. E immagino che fosse la reazione che sperava di vedere dalla sua squadra, ma soprattutto le volevo chiedere, abbiamo visto un Adams molto pimpante in campo, molto decisivo e determinante anche, non solo in occasione del gol. Ecco, ma lei che lo vede in allenamento, quanto è cresciuto in questo periodo? E poi un'altra cosa, Tamese da braccetto destro, una soluzione momentanea o può essere una soluzione anche a lungo termine? Grazie. Tanto sinceramente non capisco che cosa vuol dire la reazione, cioè venivamo da una grande prestazione a Milano e quindi abbiamo incontrato veramente due squadre potenzialmente forti, soprattutto l'Atalanta, che anche sotto l'aspetto fisico ci ha messo un grandissimo esame, abbiamo passato. Per quanto riguarda Adams, è un giocatore che non lo dico io, lo dicono i suoi numeri, lo dicono quello che ha fatto, e l'abbiamo preso come giocatore importante. Ma io penso che anche Toni, secondo me, è un altro giocatore importante, Carabò, Pellegrini, cioè vanno a rafforzare un parco di attaccanti importanti. Quindi io penso che Sanabria a Milano ha fatto una buona partita, Toni e Adams ha caratteristiche diverse. Ho sempre detto che mi piace molto giocare con le due punte e avere delle punte con caratteristiche diverse per poter capire a livello tattico cosa mi serve. Da mezzo gli faccio i complimenti perché in questa partita qua, sai, conoscendo l'Atalanta, mi sono fidato dei giocatori che conoscevano già questo campionato e che sapevano che cos'era l'Atalanta. E secondo me ha fatto anche bene, devo dire che soprattutto l'ho scelto perché volevo un braccetto centrocampista che mi entrasse dentro il campo, come è successo nell'occasione della palla che ha messo per Duvan, però ha risposto presente come l'ha sempre fatto.
Ciao, ti chiedo innanzitutto che effetto ti ha fatto quando sei sceso in campo mezz'ora prima della partita per andare a fare un'intervista sotto la curva, percepire quel boato da parte dei tifosi. Questa è la prima cosa. Ah, li ringrazio, è stato bellissimo vedere stasera un'atmosfera così importante, ma non solo per il sottoscritto in particolare, perché devo dire che è stata molto bello, ma soprattutto per i miei giocatori, perché io penso che una squadra è il 12° uomo, sono sempre i tifosi. Io penso che qua, gli ho sempre detto ai ragazzi, con umiltà e tirando fuori quello che è il DNA del Toro, possiamo anche accendere i nostri tifosi. Ti riporto, come dire, un commento mezza battuta che girava nel dopo partita. La scorsa settimana molto bene a San Siro, ti vendono Bellanova benissimo contro l'Atalanta, se ti vendono anche Ricci o Ilic vinci lo scudetto. Ti risponderò quando mi venderà qualcun altro. Buongiorno, buonasera, anzi, Emanuele Gamba, La Repubblica. Prima lei ha detto che non vuole parlare di reazione della squadra, però stasera la squadra ha giocato, secondo me, molto sull'orgoglio, anche molto sull'unità. Quindi voglio sapere se paradossalmente questa situazione potenzialmente critica vi ha in qualche modo uniti, compattati e dato qualcosa in più. No, perché questo perché avete gruppo... giocato proprio col cuore in mano, insomma. No, perché questo gruppo, da quando ce l'ho in mano, devo dire che ha sempre dimostrato di volere fare qualche cosa un po' di nuovo e di importante. Quindi, ripeto, ho un gruppo fantastico, l'hanno dimostrato stasera, e su questo devono credere, dobbiamo crescere. Quando avevo parlato di mediocrità, lo dico da parte di tutti, bisogna credere. Però per credere bisogna lavorare e passare attraverso dei sacrifici, come è successo stasera in questa partita, ma penso che non ho visto una squadra che padroneggia, non fa fatica. Stampa. Sera. Senti, cosa succede negli ultimi minuti? Anche a San Siro comunque avete preso gol, questa sera c'è stato la paratona del portiere. È solo una questione, diciamo, di affiatamento o lì proprio si capisce che manca ancora qualcosa? No, penso che hai detto bene te, se non sbaglio, questa squadra qua un pochettino questo momento lo deve superare, perché se non sbaglio anche l'anno scorso ha preso tanti gol nella parte finale, non portando a casa dei risultati, e questo lo vedo nei ragazzi. Dobbiamo crescere, io penso che anche stasera con il lavoro anche un pizzico di fortuna, perché il rigore parato anche un pizzico di fortuna ci aiuti anche a superare questo momento. E per concludere, due parole sul portiere, in passato tanto criticato, questa sera davvero decisivo. Ma Vania, l'ho sempre detto, per me è un portiere che ha grande potenzialità, può crescere tanto e deve crescere tanto. Mister, Bonetto Tutto Sport, davvero complimenti. Io, come Emanuele prima, ho la convinzione che comunque la tua forza morale, anche la tua sincerità, il tuo modo di essere, in questi giorni abbia attecchito molto più forse che in altri giorni, diciamo così, più normali nello spogliatoio, perché avete dato la sensazione di essere un pacifico carro armato. Camolese parlava di diventare chiusi, forti come un carro armato nelle difficoltà 20 anni fa, quel tipo di carro armato lì, pacifico. E la prima domanda, hai già detto, ma in linea di massima no, però la sensazione nostra da fuori è che invece voi oggi abbiate tirato fuori tutti assieme proprio delle doti anche morali. Tu ieri parlavi di grande gruppo, ti pongo già la seconda domanda e cedo il microfono. Dopo le tue parole di ieri, hai ricevuto, hai parlato al telefono con Cairo, ti ha chiamato oppure ti ha detto qualcosa Vagnati? Guarda, parlo... Complimenti ancora. Rispondo subito alla seconda, che ho detto, deve essere... Io sono chiaro e franco, come ti ho sempre detto, apro e chiuso parentesi, cioè fine, apro e chiudo parentesi e guardo avanti, come sono sempre stato così. Quindi il direttore... questa settimana c'è sempre stato vicino, quindi non ho nessunissimo
problema o rincore. Questa squadra, l'ho detto dal primo giorno, per fare grandi imprese ci vogliono grandi uomini e prima bisogna passare da quello. E quindi loro devono capire che questa vittoria di sacrificio è anche la vittoria di piano piano di una squadra, non del singolo, di una squadra. Poi dopo all'interno di una squadra c'è il singolo che deve crescere e dare qualche cosa in più perché ci sono delle qualità. Stefano Tallia della Rai, le chiedo ancora però questa partita, siamo alla vigilia, ho detto voglio parlare solo di calcio, però come dire la coperta è corta, le voglio ancora chiedere quanto le manca in difesa per completare la sua idea di squadra e cosa si aspetta ancora in questa settimana? Mi ripeto per l'ennesima volta, è da quando sono arrivato qua che il club, il direttore sanno dove bisogna intervenire, e quindi con pazienza ho sempre detto che io sono franco diretto ma ho pazienza. Ho pazienza e adesso sono concentrato e focalizzato su quello che ho in mano. Chiudiamo con Pagliara. Ciao mister Pagliara di Gazzetta. Allora mister, avevi un calendario, un avvio da brivido almeno guardando il calendario quando eravamo in ritiro, no? E l'hai superato a pieni voti, io credo anche stupendo un po' il campionato con la tua proposta di calcio. Questa squadra almeno dopo 180 minuti io credo che abbia una meravigliosa ossessione che è quella di giocare sempre palla a terra, di cercare sempre la giocata. Parlando proprio di questo, parlando di calcio, quanto questi due toro che abbiamo visto si avvicinano alla tua idea di modello ideale di squadra? Ma sai cos'è che in poco più di un mese non si può pensare di arrivare subito ad avere una continuità di anni, sicuramente penso che ci sono tante cose da migliorare soprattutto nella continuità, soprattutto giustamente gestire. Io penso che all'interno della partita ci sono più partite e forse adesso a volte ne conosciamo solo una, come hai detto bene te, andiamo in vantaggio, a volte abbiamo un retaggio un po' di abbassarci troppo, di far fatica un po' a uscire dall'aria come ci è successo a Milano. Però penso che è una cosa normale come capita a tutti quando si costruisce una squadra.